Nell'ambito dei tavoli di coesione per la cooperazione a livello interregionale e internazionale, quanto è emerso in queste due giornate? Sì, allora le due sessioni del laboratorio sono state un'utile occasione per dare continuità ad un lavoro che abbiamo già intrapreso come Agenzia per la Coesione Territoriale per promuovere una maggiore collaborazione tra i sistemi regionali dell'innovazione anche attraverso il supporto dei cluster tecnologici nazionali, e questo è stato l'oggetto della prima sessione del laboratorio. E nell'ambito dell'internazionalizzazione dei sistemi regionali dell'innovazione, che è stato oggetto della seconda giornata del laboratorio, cosa è emerso? Per quanto riguarda la prima giornata, sicuramente è stata sottolineata l'importanza di appoggiarsi ai cluster come soggetto pivot per promuovere un raccordo tra le regioni e i sistemi e gli attori regionali. Per la seconda giornata l'elemento più rilevante emerso riguarda l'esigenza di dotarsi di un'azione più sistematica e coordinata di partecipazione italiana alle reti. E in questo senso l'Agenzia ha promosso un'agenda di lavoro comune per la definizione di un vademecum che possa indirizzare le regioni rispetto a questa partecipazione coordinata.